Buonasera a tutti. Proseguiamo il nostro studio del trattato di Rosh Hashanah. Stavamo vedendo un insegnamento in Dav He Amud Bet, pagina 5b, appunto del trattato di Rosh Hashanah. Stavamo spiegando il verso dal quale si impara il principio del Baal Teacher, appunto del divieto di ritardare oltre un certo limite l'offerta di un sacrificio. Versetto dice: Kitidor neder la Hashem Elueha lo teacher le shalemo, cioè quando offrirai quando farei un voto a Kadosh Baruch Hu non tarderai ad adempierlo, perché lo esigerebbe il Signore tuo Dio da te e in te si troverebbe il peccato. Ora la Gemara si concentra sull'ultima parte del nostro versetto, Ve'aya Becha Chet. Se vi ricordate, spiegando il verso, la Gemara ci ha detto Ve'aya Becha Chet, Ve'lo Be'Korban Echa Chet. Si troverà in te il peccato, Ve'lo Be'Korban Echa Chet, e non nel tuo sacrificio. Questo era l'insegnamento che dava la Gemara spiegando la parità. Siamo al punto 7 nella pagina 10 della Gemara, insomma pagina 28, grosso modo a 8 righe dalla fine, 9 righe dalla fine. Ve'ayabbe kachet, appunto ve'ayabbe kachet, scrive la Gemara, ve'lobbe korbane kachet, e non all'interno del tuo korban, cioè il peccato sarà solamente in te e non nel tuo korban. Be'a me'aka nafka. Ora la Gemara cosa chiede? Be'a sarebbe vese e questo me'aka mi po nafka yotze, vale a dire questo insegnamento viene ricavato da qui, da questa spiegazione della Baraita, oppure possiamo impararlo da un'altra parte? Risponde la Gemara, mi da acherin nafka. Questa cosa non esce da qui, quindi, ma esce da acherin. Acherin cosa vuol dire? Vuol dire altri. Normalmente, se vedete la nota 4 nella traduzione, secondo alcuni commentatori il termine altri indicherebbe Rabbi Meir, che viene così chiamato in seguito a un contrasto con i maestri descritto in Talmud Bavli Orayot a pagina 13, per cui secondo alcuni quando si parla di Acherim nella Gemara si tratta di un Rabbi Meir che non viene citato esplicitamente. Comunque c'è una opinione che giustificherebbe l'insegnamento che vogliamo portare senza avere necessità di impararlo dal versetto da cui ricaviamo il principio di Baal Teacher. Qual è questo insegnamento? Detania, Acherim Omerim, poiché abbiamo imparato Acherim Omerim. Dicono, Yakol Yebekor Shaverash Nato Kifsule Ammukdashin Veipasegi. In via ipotetica, cosa ci dice la Gemara? È possibile Yakol Yebekor Shaverash Nato? Si sta parlando di un Bekor, di un primogenito di un animale. Shaverash Nato, che è passato il suo anno, cioè dire il Bekor va portato entro l'anno di vita. Il Bekor ha passato l'anno. A questo punto l'animale è da considerarsi invalido kifsulea mukdashin, come dei sacrifici che siano stati invalidati, vei pasel, appunto verrà invalidato a sua volta. Questa è la domanda che fa Psulea Mukdashin. Cosa vuol dire? Un animale che ha un difetto per cui non può essere più sacrificato. Vediamo Rashi intanto che ci spiega Shaverash Nato, lo trovate all'altezza della quart'ultima riga della Gemara sulla colonna di sinistra. Shaverash Nato, che è passato l'anno, mitzvato bedok shenato, la sua mitzvah, cioè la mitzvah di chi? Del Bekor, è Betok Shenato, è all'interno del suo anno, cioè a dire nel anno a partire dalla nascita dell'animale. Shenemar, come è detto, Lifnei Hashem
Lui ha dato quella noshana beshana, davanti al Signore tuo Dio lo mangerai di anno in anno. Quindi da qua ricaviamo il fatto che per il Bekor l'unità di misura per l'offerta del sacrificio è quella dell'anno. Quindi mi chiedo, passato l'anno l'animale, il Bekor, diventa invalido oppure no? Cioè come se fosse invalido oppure no? È paragonabile a Psuleam Kudashin. Talmud Lomar, appunto il testo della Torah ci insegna, Bekaltà, Lifnea Shemroecha, Masar Bekanecha, Tirosheka Vizarecha, Korot Bekarecha, Bezzonecha. Versetto della Torah, della Parasha di Re, ci dice, Bekaltà, Lifnea Shemroecha, mangerai davanti al Signore tuo Dio, Masar Bekanecha, la decima parte del tuo dagan, cioè per cui del tuo grano, del tuo tirosh, sarebbe il mosto, veizzareca, del tuo olio, ovchorot becareca vezzoneca, e i primogeniti del tuo bacar, per cui del bestiame grosso, vezzoneca, e del bestiame minuto. Quindi all'interno del versetto ne troviamo accomunate varie categorie concettuali, cioè troviamo da una parte le decime di vegetali che riuniscono per cui grano, vino e olio, e poi troviamo Bekorot, i primogeniti degli animali. Quindi dice la Gemara, Makish Bekor le Maser, il Bekor viene accostato al Maser, alla decima di vegetali. Chiaramente quando si parla di maser, qui non si parla del maser degli animali, ma del maser dagan, cioè della decima di vegetali, di grano in particolare. Così spiega Rashi, maser dagan kamishta ekra. Appunto il verso si riferisce a maser dagan, alle decime del grano. Ora dice, ma maser e non ifsal mishana le chavertà, af bekor e non ifsal mishana le chavertà. Come il maaser, come la decima, e non ifsal, non viene invalidata mishanale kavertà da un anno all'altro, af bekor, persino il bekor, persino il primogenito dell'animale, e non ifsal mishanale kavertà, non viene invalidato da un anno all'altro. Ok? Quindi qui rispetto al Havertà, la sua compagna, Havertà, come Haver. Che in ebraico piemontese vuol dire che avevamo messo di... Sì, Havertà, Havertà. In ebraico piemontese. Anche in Bracca a Roma. Risponde la Gemara, Itzrik salka tadachamina hanemile behor. Delav bar arzau, aval kodashim ibne arza anino, e ma lo le razzucca mashmalan. Risponde la Gemara, itzarich vuol dire che c'è bisogno di questo insegnamento e viene riportato nella barità. Perché cosa avrei potuto pensare? Salka da Hamina, quindi avrei potuto dire che Hanemile, queste cose, cioè questo tipo di insegnamento, si riferisce al Bekor solamente. Delav bararzau, perché il Bekor che cos'è? Dice non è una bararza, non è un'offerta di gradimento a Kadosh Baruch Hu. Adesso vedremo in che senso. Aval kodashim, ma invece i sacrifici, kodashim appunto sono cose consacrate, devne arzaninu, che invece sono per gradimento, hema lollerazu, avrei potuto dire che lollerazu, che non sono graditi, kamashmalan è normalmente una chiusura della Gemara per escludere un certo
modo di ragionare. Kamash Balan appunto ci fa sentire, sottinteso, che non è così. Cioè, cosa intende dire la Gemara? Che tutti quanti gli altri sacrifici, ci spiega la Scia, la penultima riga, dove c'è scritto Arzaa, sono Imle Kappara, Imle Doron. Sacrifici possono essere sacrifici espiatori oppure delle offerte, dei regali a Kadosh Baruch Hu. E avrei potuto pensare che queste offerte portate in ritardo non sono gradite da Kadosh Baruch Hu. Esiste un concetto, no? Che è quello della mitzvah Abba Avera. Avete sentito spesso questa categoria concettuale. Cioè una mitzvah che viene maturata in una condizione di trasgressione. Cioè, voglio fare mitzvah del lulav, adesso che stiamo a Sukkot e rubo un lulav. Questa è da considerare, cioè mitzvah Abba Avera, perché io rubo l'oggetto col quale compio la mitzvah. Qui possiamo dire lo stesso, cioè se un sacrificio è oggetto di Valtiacher, di un ritardo, posso dire che questo ritardo ha la capacità di invalidare il sacrificio tanto da renderlo non più gradito a Kadosh Baruch Hu, oppure no? Viene proprio la nostra barità che stiamo studiando e ci dice: il peccato sarà tuo. Cioè, quindi il ritardo è qualcosa che ricade sulla persona, cioè per cui effettivamente c'è una vera, ma la vera ricade sull'individuo che ha ritardato, velobe corbane fachet, e invece non ricade sul tuo sacrificio. Ci siamo? Quindi il sacrificio vale, viene apprezzato. Il sacrificio viene apprezzato, però ma non persona, il comportamento della persona. Esattamente, la persona invece è colpevole in qualche modo perché ha ritardato. Cioè meno colpevole di quello che non potrebbe del tutto il sacrificio. Appunto la cosa sarebbe potuta ricadere contemporaneamente. Allora sì, mi sono perso. Allora se questo ritardo fa sì che... Non fa sì che il sacrificio venga invalidato. Il sacrificio è per sé. Biasimevole la persona. Il comportamento della persona è da condannare. Sì, perché sì. Appunto ha ritardato, è proprio quello che ci vuole insegnare la nostra Baritanna, che sì, dice che Yabbe Kachet, cioè il peccato, sarà in te, velobbe corbane Kachet, non sarà invece nel tuo sacrificio. Beh. Vediamo rispetto al Bechor come la cosa viene codificata. Il Rambam nel Chot Bechorot scrive: Afshe mitzvah le akrivet ha bechor bedokshenado, anche se è mitzvah offrire il bechor bedokshenado, offrire il bechor all'interno del suo anno, ima varvicherò, se appunto ha trasgredito e ha ritardato, ima ya bechor tama, direvo che di no, ima ya balmum nishkat bechol makom shena bechor nivsal mishana la verità. Cioè, per cui se è integro, insomma, non ha un mum, non ha un difetto tale da non poter essere sacrificato, ma che evoca di no, viene offerto che di no, secondo la sua regola. Le Tosafot pongono una domanda su questo velobbe corbaneha het, appunto lo riporto nella prima nota sul foglio. Le Tosafot hanno chiesto: da dove arriva questa logica secondo la quale il sacrificio viene invalidato? Cioè, noi in fondo nella Torah non troviamo nulla in merito. La città Megubezet, commentando un brano in Massacre Zevachim, dove appunto le Tosafot pongono questa domanda, oltre a questo brano, naturalmente spiegano che un sacrificio che viene offerto dopo i tre regalim è da considerarsi come un sacrificio che ha oltrepassato il suo tempo, no? Cioè, tante volte voi vedete la Torah che ci dice che bisogna offrire, che so, che va sim ben shana, degli animali che hanno un anno, no? Se, che cosa vuol dire? L'animale deve avere un anno, se ce n'ha due non va più bene
il sacrificio. Perché? Perché appunto un conto è un agnello, un conto è un montone, un conto è un vitello, un conto è un toro, chiaramente. Cioè l'animale in base alla propria taglia e alla propria età ha un nome differente, ok? Quindi la possibilità di offrire un sacrificio sotto una certa forma, nel momento in cui l'animale cambia, fa decadere la possibilità di offrire quell'animale come, come sacrificio. Qui avrei potuto pensare che il Baltacher, appunto, cioè il divieto di oltrepassare, di tenere libero, offrire un certo animale, in qualche modo modifica la natura dell'animale stesso, perché appunto è andato oltre il tempo massimo, cioè come se ci fosse un bollino con la scadenza dell'animale, per capirci. Cioè il conto è che do un cibo, entro la data di scadenza, quando il cibo è scaduto non posso più darlo. Per cui la città Mecuperza appunto spiega questa logica, cioè quindi il ritardo ha la capacità di invalidare l'animale stesso, e quindi serve un insegnamento esplicito per insegnarci che non è così, ok? Sì. Questa è quanto scrivono appunto la città Mecuperzet spiegando la domanda delle due foto. E quando la Gemara adesso parla dei Kodashim, appunto dei sacrifici, dicendo che sono Bene Arza, appunto nei Kodashim normalmente nella Torah c'è scritto che sono Reazon Lifnei Hashem, cioè sono per essere graditi da Kadosh Baruch Hu, e possono venire per via di trasgressioni, per un divieto. Ci sono Khatat e Hasham che vengono appunto per trasgressioni di divieti della Torah, o là per non aver messo in pratica una mitzvah tasè, quindi una mitzvah affermativa della Torah, oppure per la maggior parte gli shelamim sono dei doni che vengono offerti a Kadosh Baruch Hu come offerta gradita, cioè anche shelamim sono da considerarsi qualcosa che c'è un ritsui, cioè vorrei dire una forma di gradimento da parte di Kadosh Baruch Hu. Per questo motivo la Gemara ci dice che i Kodashim sono Bene Arza, Bar Arza. Ok? Prosegue la Gemara, siamo all'ultima parola del Daf He, Veakati, che vuol dire Adain ancora. Bideven Asai Nafka. Si impara questa regola, cioè questa regola che stiamo studiando, si può imparare da Ben Asai, cioè vale a dire dall'insegnamento di Ben Asai. De Dania, Ben Asai Omer, Oto Matal Mudlomar. C'è un'altra forma di ritardo nell'offerta che può essere simile sotto certi aspetti al Baltacher, che adesso vedremo qual è. Allora, l'Italia per esempio, Oto Matal Mudlomar. Oto, cioè quello lì, Matal Mudlomar. Cosa intende dirci? Di cosa si sta parlando? Si sta parlando di quello che viene chiamato Pigul. Pigul che cos'è? È un sacrificio consumato in ritardo. Vediamo il versetto della Torah. Le fisce ne vanno. Allora qui ci dice Lotte a Kerle Shalemò. Non tarderai a pagare il voto che avevi fatto. Shomea ani atmia kernitro bevagli razze talmud lomar oto belogli razze beemmia kernitro belogli razze. Allora quindi
La Torah ci dice lotte a Kher Shalom, appunto, che non bisogna ritardare nel adempiere ai propri voti. Shomeani, capisco, af meacher nidro, anche meacher nidro, cioè chi ritarda il suo voto, bevali razze, non è gradito. Vediamo il versetto della Torah, trovate in traduzione alla quarta riga della traduzione: ma se verrà mangiata della carne del sacrificio di Shelamim, nel terzo giorno lo irazè, non sarà gradito. Cioè, quindi cosa impariamo qua? Shelamim possono essere consumati, siamo a pagina 31 alla quarta riga. Shelamim può essere consumato solamente nel giorno dell'offerta e il giorno successivo. Ok, cioè due giorni e la notte che è in mezzo. Ma se una persona mangia Shelamim nel terzo giorno, non sarà gradito, non verrà considerato a chi lo avrà presentato, sarà un pigul. Appunto, cioè il pigul è il termine tecnico che serve ad indicare un sacrificio che viene consumato oltre il tempo massimo. Quindi Shumani af mecher nidro bevali razze Talmud Romar oto bevali razze. Qui all'interno del versetto in ebraico ci sta una parola di troppo, cioè che il versetto dice amakrib oto lo irazè, chi offre quello lì, oto, quando sta chiaramente parlando di un sacrificio di Shelamim che verrà mangiato oltre il tempo massimo, dice la Gemara oto belo irazè, quello lì belo irazè, appunto, non sarà gradito da Kadosh Baruch Hu, ve'en me'acher nidro belo irazè, e chi ritarda il suo voto non sarà belo irazè, cioè non sarà oggetto di mancato gradimento da parte di Kadosh Baruch Hu. Quindi questo oto, che è inutile nella struttura del versetto, serve a dirci che solamente in questo caso noi parliamo di mancato gradimento da parte di Kadosh Baruch Hu, mentre chi ritarda il voto non rientra in questo principio. Ci siamo? Prosegue la Gemara e la Bechachet velo Beishtechachet. Qui viene dato un'altra interpretazione del Bechachet, cioè del fatto che in te sarà il peccato. Bechachet velo Beishtechachet. Il peccato sarà in te, ma non in tua moglie. Cioè, mentre prima volevamo dire Bechachet velo Bechorbanechachet, cioè quindi in te sarà il sacrificio, ma non, scusate, il peccato, ma non il tuo sacrificio. Qui invece intendiamo dire Bechachet velo Beishtechachet, sarà in te, ma non in tua moglie. Cosa vuol dire non in tua moglie? Adesso cerchiamo di capire cosa vuol dire moglie. La moglie vuol dire in questo caso moglie, cioè si intende proprio la moglie. Perché avremmo potuto pensare che è così? Salka dadach amina o il vamar rabbi Yohanan ve itema rabbi Elazar. Avrei potuto dire che o il vamar rabbi Yohanan, poiché ha detto rabbi Yohanan ve itema, pure se vuoi di rabbi Elazar. Quindi c'è una discussione su chi ha fatto questa affermazione. En ishtosh adam meta, la moglie di un uomo non muore, e la imken se non mevakshin mimenu mamon venlo.
se non quando Meoakshin Mimenu Mamon si chiede Mimenu, quindi da lui, Mamon, del denaro Ve'enlo, e non ce l'ha. Da dove si impara questa cosa? La Gemara lo vuole imparare da un versetto nel libro di Mishle, che dice Shenemar, poiché è detto Imen lechale shalem lama ikach mishkavecha mitaktek. Versetto dice: se non hai di che pagare, Imen lechale shalem, se non hai denaro per pagare, lama ikach mishkavecha mitaktek, perché prenderà lama ikach mishkavecha il tuo letto, il letto naturalmente si intende come moglie, mitakteka, da sotto di te. Che significa questo versetto? Hema beai avon devalte acher namishto meta. Di che beai avon, per quel peccato devalte acher, di valte acher, cioè quindi il divieto di ritardare l'adempimento di un voto, namishto meta, anche sua moglie muore, kamash malam. Punto. La Torah ci insegna che non è così, cioè quindi noi troviamo due spiegazioni possibili dell'ultima parte del versetto. Secondo una spiegazione si sta parlando del korban, del sacrificio, e quindi cioè il peccato sarà in te e non nel tuo sacrificio. Abbiamo visto due insegnamenti a proposito, e secondo questa spiegazione alternativa bechachet, per dire cosa, velo bechachet e non in tua moglie. E questo insegnamento viene basato in via ipotetica, che viene scartata, sul versetto del Mishle, del capitolo 22 del Mishle, che dice: se non hai di che pagare, perché prenderà tua moglie da sotto di te. Quindi avrei potuto pensare che il mancato pagamento può essere causa di morte della moglie, e invece appunto la Gemara vuole escludere questa idea, perché diciamo cioè il problema del ritardo è un problema tuo, che ricade solamente su di te, le conseguenze di questa cosa ricadranno su di te e non certamente su tua moglie. Di quale caso si sta parlando? Vediamo la nota 3 del foglio. I Rishonim sono in disaccordo se si stia parlando di denaro rubato, cioè secondo Rashi il caso qual è? Una persona che fa una approvazione impropria, gli viene richiesto di dare il denaro, non ce l'ha, e per questo motivo secondo i Mishle la moglie fa una brutta fine. Oppure se stiamo parlando del caso di un'offerta votiva, cioè una persona fa un voto, decide di destinare qualcosa e non adempie a quanto ha detto. Di cosa si sta parlando però? Tosafot scrivono che non si sta parlando del caso di un ritardo nel pagamento, ma di un mancato adempimento. Cioè il ritardo nel adempiere ad un'offerta in sé per sé non può essere causa di morte della persona, dice. Ma nel momento in cui una persona sbarra le porte alla possibilità di pagare, allora a questo punto questa cosa può realizzarsi. Ritva, commentando la domanda delle Tosafot, si chiede però quando è possibile dire che una persona ha mancato completamente, cioè in fondo uno può ripensarci da un momento all'altro, e le conseguenze di questo rifiuto sono estremamente gravi. Qual è il caso? Si parla del caso in cui una persona ha avuto la richiesta di pagare. Nel momento in cui questa richiesta è stata effettuata, aveva la possibilità di adempiere al voto e non l'ha fatto. Successivamente la cosa viene richiesta per una seconda volta, e questa volta non ha più di che pagare. Allora in quel caso, cioè, visto che avevi la possibilità di adempiere al voto
e non l'hai fatto, successivamente non hai avuto più la possibilità, secondo il Ritva si può dire che si parla del caso in cui una persona ha mancato completamente. E, allora, quindi adesso abbiamo concluso questa parte della Gemara che parla del Valtacher, e adesso dalla prossima volta inizieremo a vedere una altra sughia che ci parla dell'adempimento del voto in generale. Cioè noi vedremo che c'è una mitzvah della Torah che dice Mozzasse Fateca Tishmor Beasita, che ciò che esce dalla tua bocca dovrai stare attento ad adempierlo, e vedremo la prossima volta che in realtà in questo brevissimo versetto della Torah ci sono vari aspetti all'interno della mitzvah. Appunto dalla prossima settimana iniziamo a interessarci di questo fatto, per cui inizieremo a parlare di tzedakah, insomma di concetti del genere, quindi inizieremo a staccarci un po' dall'argomento dei sacrifici, che è stato l'argomento predominante insomma nelle ultime settimane, e inizieremo pure a toccare altre questioni. Bene. Si può chiudere? Lasciate. Posso? Chiudi.